La prima cosa, un commento, poi come è andata la trattativa, come è stata condotta e come ha portato Adam qua a ritornare qui. Beh, diciamo che è successo tutto molto in fretta, perché appunto la settimana scorsa abbiamo avuto questa notizia sulla positività di Pozza e quindi in fretta abbiamo cercato di dare alla squadra un giocatore che potesse essere pronto ad iniziare la settimana che ci portava alla partita importantissima di domenica contro Cantù. Diciamo che Adam è un ragazzo che era stato qua da noi qualche anno fa, era stata una stagione sicuramente esaltante, finita con una gara 5 a Trieste dove per pochissimo avevamo clamorosamente sfiorato il passaggio del turno e lui insieme a Sorokas erano stati due giocatori, diciamo, su cui era girata tutta la squadra. È due anni che era via, ci siamo rimasti sempre in contatto con Adam anche anni precedenti e appena abbiamo avuto la notizia di Pozza, diciamo che c'era stato già qualche contatto e la volontà di Adam di tornare in un posto dove era stato bene ha facilitato il tutto, quindi siamo molto contenti che praticamente da ieri faccia parte della nuova Blu Basket, del gruppo Bascio. Ecco, che tipo di profilo è stato cercato? Diciamo che trovare un giocatore che sostituisse Pozzo non era facile, perché Pozzo era un giocatore molto particolare. Quindi a questo punto abbiamo cercato, tenendo presente la tempistica, trovare un giocatore che potesse aiutare a coprire più ruoli. Quindi Adam è un giocatore molto duttile, poi sarà magari Michele che lo commenta meglio, comunque può giocare tranquillamente in tre ruoli, in A2, e soprattutto è un giocatore che nell'esperienza che giocò qui a Treviglio si mise a disposizione della squadra aiutando anche i compagni a crescere ulteriormente. Quindi il mio auspicio è che oltre Adam a curare quelle che sono le sue caratteristiche permetta ulteriormente di migliorare anche i compagni che giocano nei ruoli dei piccoli. Coach, che tipo, stessa domanda fatta a Massimo, che tipo di giocatore si cercava e poi come può inserirsi al meglio all'interno del gruppo squadra e come sensazione? Parto dalla fine, la prima sensazione è di grande disponibilità da parte di Adam e questo chiaramente sarà un punto di vantaggio. Credo che è chiamato a un compito non facile, perché molto spesso i giocatori entrano in corsa per correggere dei problemi e quindi è più facile per un giocatore andare a cambiare un giocatore che aveva un rendimento non sufficiente. Lui è chiamato al compito di sostituire un giocatore che aveva un rendimento più che sufficiente e questo chiaramente rende il lavoro molto complesso. Lui ne è cosciente, è disponibile a fare quello di cui la squadra ha bisogno, è già stato disponibile in queste due mezze giornate a lavorare per mettersi al pari per quanto riguarda la conoscenza del sistema e dei compagni. Per quanto riguarda le caratteristiche che cercavamo, non posso che ribadire quello che ha detto Massimo. Credo che sia un giocatore che conosce bene il campionato, che ha dimostrato di poter avere responsabilità offensive importanti in questa Lega, ampiamente dimostrato direi. È un giocatore che difensivamente non rappresenta un punto di debolezza e questo per quanto riguarda gli stranieri in questa Lega è un grosso punto a favore. Ha una taglia fisica che può permetterci di accoppiarlo con diversi tipi di avversari. E secondo me da un punto di vista del sistema ci può aiutare ad avere maggior profondità, è un giocatore molto bravo a prendere falli, molto bravo a attaccare l'area, quindi quello che è un sistema molto perimetrale, che è quello che ha caratterizzato la nostra pallacanestro fino ad oggi, assieme alle spalle canestro di Langston, penso che ci possa dare un po' di profondità e questo sicuramente è un'altra nota positiva. Ecco, cambio un pochettino però il sistema. Io penso che dovremmo aggiustarci senza stravolgere. Credo che con Adam abbiamo già chiacchierato, credo che lui sia un giocatore che può giocare il pick and roll, magari io gioco in modo diverso da Giddy, ma lo può giocare. Penso che come Giddy sia un giocatore che può andare spalle, lui forse ci può andare più per attaccare rispetto che per fare tiri in allontanamento, che era un po' quello che produceva Giddy nell'ultimo mese. Quindi ci sono tante situazioni in cui noi possiamo utilizzare situazioni già usate. Poi dovremo essere molto rapidi a conoscerci, molto rapidi ad aiutarlo, ad andare nei suoi punti di forza
penso che lui abbia grande capacità di attivare anche i compagni, e questa è una qualità che vogliamo assolutamente sfruttare. Adesso è il lavoro, perché poi le squadre non si fanno solo con mettendo insieme i giocatori, ma facendoli coesistere. Adesso deve essere bravo i compagni a metterlo in condizioni di performare, e deve essere bravo lui a inserirsi in un sistema che ha già delle certezze e che non le vuole perdere. L'ultima cosa, ma non l'ultima, la Rubasca inserisce il giocatore che negli ultimi 2 anni aveva esperienze anche vincenti, quindi anche come mentalità può dare. Ma allora io sì, credo che questo sia un elemento importante. Io penso che i giocatori non vincono mai per caso, poi questo è uno sport di squadra, quindi nessuno vince da solo, però insomma che provenga da due vittorie di campionato è un elemento rilevante nella valutazione del ragazzo, ma credo che fosse sufficiente anche le referenze che lui ha lasciato in Italia, che sono tutte referenze estremamente positive sia da un punto di vista tecnico che agonistico. Mi permetto di fare 2 ringraziamenti per chiudere il mio intervento, che chiaramente sono al club e alla proprietà, perché penso che abbiamo dimostrato grande velocità nel reagire a un'emergenza penso complessa per chiunque, lo sta dimostrando anche chi sta vivendo la nostra stessa emergenza, che non è semplice muoversi nel mercato negli anni del Covid e per una squalifica doping. Il secondo ringraziamento personale mi sento di farlo anche a Guidi Poz, che al di fuori di questo errore sicuramente veniale ha prodotto una prima parte di stagione di grande disponibilità e di grande desiderio di portare il suo contributo al risultato della squadra. Welcome back to the basket, to the video. You're here not for a long time, but which are your first impressions about with the other teammates, also with the staff and the property? I'm happy to be back for sure. A lot of things have changed, but Treviglio is, I still think, the same city. I'm very happy to be back. The guys seem great. Very happy to meet Coach. Of course, I know Massimo and a lot of people here, and it's a great city and a great city for basketball, so I'm excited to be here. And which is your purpose of this season, and why you decided to accept also? This season, I'm just excited to get back on the court. You know, I was in ACB, I was playing limited minutes. So for me, it's always been a dream of mine to come back to Italy, and Treviglio always felt like home to me. It was one of the first years my wife was here with me, so we kind of thought of Treviglio as home. So I'm excited to be back. The goals for this year, me and Coach, I guess, have to talk about that. But, you know, of course, to win games and to make the fans happy.